Fiori sulla lapide e una nuova fontanella omaggio alla legalità. Così questa mattina è stata ricordata Silvia Ruotolo, mamma 39enne uccisa 18 anni fa per errore dalla camorra. La cerimonia si è svolta nei giardinetti a lei dedicati a Piazza Medaglie d'Oro. L'iniziativa, inserita nella rassegna Giugno Giovani, è stata promossa dalla Fondazione Silvia Ruotolo Onlus con la collaborazione dell'Assessorato ai Giovani del Comune di Napoli e vedrà la partecipazione delle scuole del territorio, il plesso scolastico Silvia Ruotolo e Piscicelli, del cantautore Roberto Ormanni e del coro dei San Carlini diretto dal maestro Carlo Morelli. Oggi noi vogliamo richiamare l'attenzione sulla tenacia e l'orgoglio di tanto fare a Napoli, che alcune volte non è visibile. Io sono orgogliosa di avere oggi al nostro fianco l'associazione anti-racket del Vomero Arenella. C'è un lavoro infaticabile nelle scuole e io posso trasmettere questo perché lo vedo, stanno crescendo cittadini diversi, cittadini anche diversi da noi, migliori da noi. Se loro li hanno uccisi è perché non siamo stati abbastanza vivi. Oggi è un giorno di normalità, dove vogliamo urlare la nostra normalità. Uno sforzo massimo le forze dell'ordine lo stanno facendo. È un momento decisivo. Se noi uniamo a questo sforzo anche la nostra forza, che c'è ed è tanta. E mamma, la cosa più bella è veramente il suo sorriso, che aveva la forza di un abbraccio. Noi come famiglia ci siamo impegnati a raccontare qualcosa che le somigliasse e quindi perciò i suoi colori, perché quelle pagine di cronaca nera non erano lei. E questi colori oggi sono i colori della nostra città e del futuro che vogliamo darle. Se ci sentiamo inutili e stupidi nel fare tutto questo, il futuro avrà il colore del grigio. Se invece noi ci sentiamo convinti e tenaci, il futuro avrà tutti i colori dell'arcobaleno ed è realizzabile, anzi già sta accadendo. Una ferita è come una cicatrice, resta sempre sul volto, ma una ferita si può anche riempire di pus e di odio, di rabbia, di rassegnazione. Invece c'è una Napoli che non ci ha lasciato soli e che permette oggi a mio padre Lorenzo, a mio fratello Francesco, a me stessa di avere una ferita, però di essere a testa alta, come a testa alta sono tanti cittadini che sono più forti. Non voglio più usare il termine camorra, ma malavita, malaffare, corruzione, perché questo ci accomuna. Se diciamo camorra sembra una cosa tanto lontana, ma un malavitoso, un carrotto, un malaffarista, in realtà può essere ognuno di noi e noi dobbiamo anche metterlo alla berlina e allontanarlo con le nostre pratiche sociali. Oggi non soltanto mia madre, ma l'impegno dei ragazzi della città di Napoli ce lo chiede, proprio quei ragazzi che poi giovanissimi sono coinvolti in efferati omicidi, sono coinvolti in efferate pagine di cronaca nera. Siamo qui per dare colore anche alla loro vita e per riscattarli in modo autentico. E non demordiamo mai, non demordiamo mai e richiamiamo alla forza di ognuno di noi di reagire e di non rimanere assopiti di fronte a così tanto male e anche violenza nella nostra città. Grazie.